Allora, eccoci qua. Ciao Jennifer Ciao a e tutti. benvenuta in questa Ciao. intervista col Michael Jackson Fan Square. E voglio ringraziare sia te che Roberta che ha fatto in modo che tu potessi essere qui. Roberta, per chi non la conoscesse, è la presidente del fan club ufficiale italiano di Jennifer Batten. Ok, traduci adesso. Hi Jennifer, welcome to this interview with Michael Jackson Fan Square. We really want to thank you for the time you will dedicate us tonight, and we also want to thank you, Roberta, for allowing Jennifer to be with us tonight and be sure that she could be with us. Great, it's great to be here. How fun. How fun to be able to be in Italy without jumping on a plane. Wow! Jennifer dice che è molto contenta ed elettrizzata di poter stare in Italia con noi senza dover prendere un aeroplano. No, fantastico. Fantastico, Va bene, in Jennifer. attesa che si colleghino tutti, credo che sia nostro dovere presentare innanzitutto Jennifer, anche se la conoscono tutti, però lo facciamo per dovere. Jennifer è stata per 10 anni la chitarrista principale di ben 3 tour di Michael Jackson, dal 1987 al 97, Bad Tour, Dangerous Tour, History Tour. E stasera Jennifer risponderà un po' di domande, ovviamente soprattutto riguardanti Michael, ma non solo, faremo anche delle domande che riguarderanno più lei personalmente. Prego, Vittorio. While we're waiting for everyone to connect, it is our duty to introduce the person we will be talking tonight, even if I know that everybody surely knows her very well. Here with us, we have Jennifer Batten, who was for 10 years Michael Jackson's first guitarist on three world tours: Bad Tour, Dangerous Tour, and History World Tour. Tonight, Jennifer is going to answer some of our questions, obviously. Regarding Michael in most cases, but there will be also questions about you, Jennifer. And at the end, if there will be some time left, we will also try to propose you some comments or questions from all our fans that they will publish on the YouTube comments. Sure, yeah. Vi Perfetto. spiego velocemente come andrà l'intervista. Io porrò le domande in italiano, Vittoria le tradurrà simultaneamente in inglese, a Jennifer. Jennifer risponderà ovviamente in inglese e Vittoria tradurrà in italiano per i fan. Nel frattempo, Giusy e Marco Di Gregorio controlleranno un po' i vostri commenti e le vostre domande e vedremo di selezionare le migliori e di porle più o meno a fine intervista a Jennifer. Okay, so Vincenzo just briefly explained to all of us how our chat will take place tonight. Vincenzo will ask Jennifer all the questions in Italian first, so that all the fans will understand them. And then I will translate everything in English. I will also translate, of course, Jennifer answers in Italian for the fans. Here with us, we also have Stefano, who will take care of all the directing. And even if you can't see them, we also have here Giusy and Marco, who will select the most interesting questions and comments from the fans. Great. Jennifer, tu sai, immaginerai che l'intervista verterà in particolare sulla tua esperienza con Michael Jackson, ma voglio cominciare con una domanda che riguarda più te personalmente. Innanzitutto ti voglio chiedere come stai e come stai vivendo questo periodo difficile per il mondo e anche per il mondo della musica e dello spettacolo. Grande Vincenzo. So, Jennifer, as you could have guessed, most of the questions in this interview will be related to your experience with Michael. But first of all, we wanted to start with some more personal questions about you in order to know you better. But first of all, we want to ask you, how are you? And how are you experiencing this really complicated period for the whole world? And we also are curious to know, which are for you the consequences that concern the world of the music and the entertainment business in this period? Well, that was a lot. First of all, I'm going to introduce my dog because his nose keeps popping up. Woo! Ciao puppy! Oh. Oh, Jennifer ci ha appena presentato il suo cane. What's his name? Elvis.
Elvis. Ok. Speriamo Michael. Va bene, non fa niente. No, oh. Michael. I tell you, the pandemic is really difficult for everyone. For the first 2 months, I was very depressed, like everybody. I had about 5 tours canceled. I was supposed to play with Jackson Tributes in Brazil, another one in the UK, another one in Mexico. So everything was canceled. And the way I got through it, or am trying to get through it, is I started an online monthly symposium for guitar players. And it's fun. In fact, right now, in the other room on the other laptop, they're having a student chat. We've had 3 events, so now all the students are getting together to know each other through a Zoom chat. I should probably not talk too much so you can translate without losing. Don't worry. I can catch up until now. E quello che ha detto Jennifer è che ovviamente sta vivendo questo periodo che è molto duro, avendo delle difficoltà, chiaramente, e difficoltà personali, ma anche a livello lavorativo. Le difficoltà personali, lei giustamente dice che sono le stesse che viviamo tutti, perché è un momento difficile per tutti, e che a tratti può essere comunque anche molto deprimente, diciamo così, possiamo dirlo, e che dal punto di vista lavorativo ci sono stati anche tanti cambiamenti per lei, perché sono stati cancellati 5 tour a livello internazionale che doveva fare in questo periodo, e che però sta cercando, insomma, di mettere un po' una pezza a questo periodo facendo online, lo possiamo vedere anche dal suo profilo Instagram, dei simposi per chitarristi a cui partecipano anche degli studenti, per mantenere un po' vivo il mondo della musica e per potersi vivere la musica tutti insieme. In Brazil with Rodrigo? Yes. Yeah, I played Wow. I played with I love him. Yeah. He's really great. He's got a great team, and it is the highest production I've ever played with, and I've played with maybe 7 or 8 different tribute shows. It's an amazing show, really. Di che show si tratta? Scusami, tesoro, se ti interrompo, sto parlando di dell'impersonator di Michael Jackson, Rodrigo Teaser, quel ragazzo brasiliano. Sì. Lei spesso e volentieri va in tour con lui, crea i spettacoli insieme a lui. E dice che quindi è la più grande squadra e produzione con cui lei abbia mai lavorato. Esatto. E lo porteremo in Italia, spero, molto presto, with Jennifer. I hope that you will come with Rodrigo in Italy. With Lavelle and Saida Garrett. Yeah, that would be really fun. Yeah. I hope you will come. When I played with Rodrigo, Lavelle was with us, and it's the first time I saw him in many years, so it was really fun. Ha detto che quando si è esibita insieme a Rodrigo ha conosciuto anche Lavelle Smith Jr., che non aveva mai conosciuto in tanti anni, che è una grande persona e si sono molto divertiti comunque. You know what? I just happen to have a picture that Wow. That's amazing. That's from that tour. Yeah. Land of Buckles. Yeah, that's great. Jennifer, chi è o cosa ti ha ispirato a prendere in mano una chitarra per la prima volta? E quanti anni avevi quando per la prima volta hai preso una chitarra? Hai cominciato a suonare la chitarra? We are very curious to know who or what made you pick up a guitar for the first time, and how old were you when you started playing it? I was 8 years old, and I was motivated by 2 things. By watching the Beatles on TV, which was a huge thing in our little town in upstate New York. And also, my sister had a guitar, and I didn't, so I was very jealous. And I asked my parents if I could get one for Christmas, and I got, which was very unusual at the time, I got an electric guitar and took lessons right away.
ci ha raccontato che ha iniziato a, ha preso in mano la prima chitarra quando aveva 8 anni, seguiva i Beatles con le loro canzoni, i loro videoclip in TV, e inoltre l'altra grande motivazione oltre a quella musicale era il fatto che sua sorella possedeva una chitarra e lei no, quindi mossa un po' da invidia ha insistito per avere per Natale una chitarra elettrica e alla fine a quanto pare l'ha ottenuta per fortuna. Wow. Jennifer, cominciamo a parlare un po' di Michael e direi di cominciare dall'inizio. Come ti ritrovasti a sostenere il provino del Bad Tour? Let's start talking about Michael and let's start from the very beginning. Can you tell us how you found yourself attending the auditions for the Bad Tour? Yeah, I was lucky enough to get a call. I was teaching at Musicians Institute at the time, and they have a referral service. And one of Michael's people called them and said, can you send us 2 guitar players? So I was one of the lucky ones that got the information to go audition. And I took 3 days off. I canceled everything so I could work on his songs and be prepared. Then I went in and played. And there was no band, it was just me playing by myself. Lei ci ha risposto che si sente molto fortunata perché comunque non è stata lei a cercare questo provino, ma è stata lei ad essere chiamata. E insegnava in un'accademia di musica, in un conservatorio, e avevano dei riferimenti interni per questo tipo di ingaggi. E hanno chiamato, la troupe di Michael Jackson ha telefonato dicendo che cercava 2 chitarristi. A quel punto lei ha preso 3 giorni di permesso da lavoro per lavorare bene sulle canzoni di Michael e poi ha suonato questa audizione senza una band, solamente lei con la sua chitarra. Sì, ti ricordi, Jennifer, che canzone suonasti al provino? Do you remember which songs did you play during the audition and how did you feel about playing them? You know, I prepared 4 or 5 songs that they recommended, like, you know, the top hits, Billie Jean, I don't know. But when I was asked to play, the only guidance I was given was to play something funky. So I improvised a funky chord progression. Then I played, then I just started soloing, improv. Then I played a two-hand tapping solo that ended up on my first record called Giant Steps. And then I ended with the Beat It solo because I had been playing that in a cover band for several years. So next thing I know, he wants to see me. Well, I didn't meet him for a month. He was interested because he saw the videotape of me playing. And then they said, come down and play with the band and just see how it goes. Great. Ci ha raccontato che ha suonato circa 4 o 5 canzoni, comunque quello che era richiesto è che lei potesse suonare le grandi hit di Michael Jackson, tra cui ha ricordato appunto Billie Jean, un titolo già abbastanza importante di per sé. Poi per il resto non le era stato chiesto molto altro a parte suonare qualcosa in stile funky, quindi lei si è ritrovata a un po' ad improvvisare, a fare degli assoli di chitarra con anche il tapping, suonando Giant Steps, che era il suo singolo, e anche l'assolo di chitarra di Beat It. Praticamente ha raccontato che lei era stata notata, non aveva mai incontrato Michael fisicamente prima, ma semplicemente Michael aveva visto dei video di lei che suonava dei suoi brani o anche dei video di cover band che aveva fatto e per questo insomma si sono incontrati lì per la prima volta. Jennifer, eri già bionda al tempo del provino oppure ti è stato chiesto e hai deciso tu di tingerti dopo i capelli? Fantastico, Vincenzo. We are very curious to know if you were already blonde at that time or if you did dye your hair later and whose idea was it? I was not blonde. I mean, my natural hair color is, I would say dark blonde,
But it was Michael Jackson's idea to have it platinum blonde. He hired an artist to paint drawings or paintings of every performer on stage and come up with a hairstyle and three different costumes for each of us. And then he hired hair and makeup people to make the paintings come alive and wardrobe people. So he wanted me to stand out. Lei ha detto che non era propriamente bionda, o comunque non era naturalmente del biondo platino di cui la conosciamo. Si definisce circa un biondo scuro, però questa idea del biondo platino era stata voluta da Michael perché voleva che proprio lei emergesse bene sul palcoscenico, tant'è che non solo a lei ma anche a tutte le altre persone che si trovano sul palco con lui, Michael aveva affiancato dei professionisti che fecero a queste persone un makeover totale, con trucco, parrucco, per dare vita allo show di Michael Jackson. Da qua si vede il perfezionismo di Michael da tutti i punti di vista, anche da quello scenografico, dal guanto ai calzini, ai capelli di Jennifer, insomma, Michael era un maestro in questo. Vincenzo just said that also this makeover thing that was about you and all the other guys on stage, it demonstrates how professional Michael was and how he wanted everything to be perfect for his show. Every detail. Yeah, yeah. I tell you what, that reminds me, one of the tributes that I did that was just awful, I looked back during we only did two shows. It was in America. And I looked back and one of the background singers had jeans, a t-shirt and a hoodie on. And I just looked at that and go, what are you thinking for a Michael Jackson show? This is just... Did you tell him something? Like what the hell, no, dude? I didn't say a word. After that show, I quit. It was awful. Praticamente Jennifer ci ha raccontato che tra i pochi tributi, ha detto che hanno fatto un paio di spettacoli in America come tributi a Michael, e in entrambi i casi, insomma, ha visto c'era questa mancanza di attenzione ai dettagli. In particolare ha ricordato di questo ragazzo che si era presentato sul palcoscenico con dei jeans, una felpa larga, tutto così un po' trasandato, e lei è rimasta scioccata da questa cosa. Io le ho chiesto se poi avesse effettivamente ripreso il ragazzo per la sua scelta di look, ma lei ha detto di no, che ha preso e se n'è andata dopo la fine del concerto, non voleva più saperne niente. Mamma. Jennifer, entriamo un po' nel vivo dei tour e ti chiedo qual è la canzone che ti saltava di più suonare sul palco con Michael, ovviamente. Talking about the tours themselves, what was Michael Jackson's song to play on stage that thrilled you the most and why? That what the most? That thrilled you. Thrilled you were me. Excited, yeah. Yeah, my favorite of all time is Human Nature, because it's such a beautiful song and the way that he would sing it was supreme. And I also always have the memory of looking over at him with the laser lights and his body movements. It was just a real magical time. So that's the fave. La sua canzone preferita è Human Nature in assoluto, perché non solo la ritiene una canzone bellissima in sé, ma ritiene che Michael la cantasse in un modo straordinario, e ha questo ricordo proprio di lui che danzava sotto le luci laser stroboscopiche ed era pura magia. Jennifer, uno dei momenti che preferisco sia del Bad Tour che del Dangerous Tour è l'esibizione di Working Day and Night, in cui tu esegui un assolo pazzesco che però nella canzone originale non c'è. Ti volevo chiedere se ti ricordi chi ebbe l'idea di inserire questo assolo nell'esibizione dal vivo. So one of the most dynamic and unforgettable moments of the Bad and Dangerous Tour was the performance of Working Day and Night, where you played a crazy solo guitar. Since there were no guitar solo in the original song,
Can you tell us who came up with the idea of creating one for the occasion? Well, when we started learning songs for the Bad Tour, we were given cassette tapes of the Victory Tour. So we learned the tempos, and that song is way, way faster than the original song. We learned the tempos and the forms that they did on the Victory Tour. So it's a long time ago, but I think it was just that there was a guitar solo on the Victory Tour. So we just kept that. Ok, praticamente ha detto che quando hanno iniziato a studiare i tempi e tutto quanto per il Bad Tour si sono praticamente ispirati a tutta la musica che era stata suonata nel Victory Tour, quindi il sound e il tempo del Victory Tour era quello, quindi si sono ispirati a quello. Ah, ok. Come abbiamo già accennato, Jennifer, tu hai partecipato a 3 tour mondiali. Bad Tour, Dangerous Tour e History Tour. Qual è quello che ti porti nel cuore e qual è invece quello che ti è piaciuto un po' di meno? As we already mentioned before, you have been on 3 different world tours with Michael. Which is the one, I know it's hard, which is the one you carry in your heart more than the others and which instead is the one you liked least and maybe why? Actually, that's a very easy one to answer. The Bad Tour was the best. Oh, cool. Yeah, because the energy of that was incredible. And it was the first time that many of us had been around the world. And he was at the top of his game. You know, it was his first solo tour without his brothers. And he was very, very invested in making it as good as it could be. So it was really, really fun. And I guess History would be the worst. I think of that as that awful costume that I had with the wig and the leather. That was awful. And I didn't like songs as much on the History Tour as the Bad Tour. So also you like more the songs you played in a Bad Tour instead of the ones. Okay. Yeah. Praticamente Jennifer ha detto che non è stato molto difficile scegliere perché senza dubbio quello che ha preferito di più è il Bad Tour, perché aveva Michael, ma tutto lo show in sé, avevano un'energia incredibile e Michael era molto eccitato perché era la prima volta che si ritrovava a girare per il mondo da solo in tour senza i suoi fratelli, quindi questo gli faceva avere il doppio dell'energia. E invece per quanto riguarda il peggiore dei tour ha detto che è stato indubbiamente History, non solo per il fatto che comunque le canzoni da suonare le piacevano di meno rispetto a quelle del Bad Tour, ma anche perché non le piacevano i costumi che le avevano dato per stare sul palco con la parrucca e tutto quanto. Concordo. Non questo particolare. Ma è interessante, in effetti. Proprio a proposito di Bad Tour e History Tour, volevo chiedere a Jennifer, Michael è passato nel corso dei decenni, degli anni, dal cantare totalmente dal vivo, quasi totalmente dal vivo nel Bad Tour, a cantare quasi totalmente in playback nell'History Tour. Ti volevo chiedere se tu conosci le ragioni specifiche per cui Michael a un certo punto della sua carriera decise di utilizzare molto più il playback rispetto a prima, anche in alcune parti strumentali, per esempio tu in They Don't Care About Us non suoni davvero la chitarra, ma è un suono preregistrato, quindi volevo chiedere se conosci le ragioni specifiche, tu che hai vissuto quel periodo come da protagonista, insomma. Ok, this is a really tough question because fans have been wondering this for ages now, I think. Throughout the 3 world tours, Michael went from performing almost the entire show live, and here we're obviously talking about the Bad Tour, to an almost total playback, and this happened during the History World Tour, basically. And even some instrumental parts, as your solo in They Don't Care About Us, were actually in playback. Can you explain us the reason behind this choice? Were there some specific reasons which Michael no longer wanted to sing most of the songs live, including the Snow ones,
which were, you know, he wasn't expected to dance and all the stuff. So he was able to breathe and sing properly. Why did he choose to behave in this way? Well, for starters, I don't remember ever having a solo that wasn't live. I don't recall that. I would have to see a video. As far as Michael, let's see. He was, I think, 29 years old when I met him. And so he was 38 or 39 years old, you know, 10 more years of dancing. Of course. And I think maybe starting a dangerous tour, or maybe it was history, there was oxygen. He would go breathe oxygen between some of the songs to get enough energy to perform. Because it's difficult, you know, it's difficult to dance, but then if you sing and dance on top of it, that takes a ridiculous amount of energy. I remember when we did Jam, you know, there's a rap and there's some whispering kind of stuff that it would be very hard to get that loud enough out into the audience. But I also think there's a lot of songs that people think we're on playback that we're not. So I don't know. That's all I got to say. So how about the history tour? Are you saying us that many parts seem to be playback but are not playback? Or you're just justifying this choice by saying that it was hard for him to breathe, basically? I'll say if there was playback, it would be because of energy. You know, but honestly, it's just like, was it Beyonce the national anthem and did playback during that for a lot of different reasons? Because, you know, you got millions of people watching her. And if the sound guy screws up. Yeah, sure. Your control, you know, if you're not hearing the background music, if there was any. Correctly, you know, it's a safety net. But the bottom line is the talent is there. Michael could sing those songs to the very end and sing them well. He didn't lose any range or anything. So I it's kind of a drag that the focus would be on that as opposed to his talent and the energy that was put into the show of every level, from vocal to dancing to visuals to special effects and on and on. You know, I don't know why people focus on that. Yeah, of course, he brought the concept of music show to a whole another level. So this is, I think that all the fans were just curious about this thing. We all know how difficult it could be to dance and breathe and sing and whatever at the same time. So. Of course, we understand. We just wanted to know if there was some reasons that we couldn't imagine. Praticamente Jennifer ha detto, intanto ha detto che lei non ricorda di aver fatto nessuna solo che non fosse live, quindi che deve andare a rivedersi dei video per trovare qual è questo solo. Io ho controllato prima di fare questa domanda, quindi sono sicuro che... E poi ci ha parlato, insomma ragazzi, ci ha detto quello che abbiamo sempre pensato tutti, ovvero che comunque da quando hanno iniziato loro a suonare insieme per il Bad Tour sono passati comunque dopo 10 anni alla volta, quindi insomma è passato tanto tempo e sono stati comunque, cioè 10 anni in più sono un peso importante su un artista. Ci ha raccontato anche, io personalmente non lo sapevo, che spesso Michael prendeva dell'ossigeno artificiale a volte tra una canzone e l'altra a partire dal Dangerous Tour, proprio per via del fatto che ballare, cantare, fare tutto questo insieme, comunque muoversi, saltare, diventava molto difficile. In alcune canzoni, come ad esempio Jam, c'erano anche dei versetti che era molto difficile far arrivare in maniera abbastanza forte al pubblico, quindi era inevitabile che dovesse avere un uso del playback. Poi dice che però ci sono degli artisti
anche attuali, anche giovani, tutto quanto, come Beyoncé, ma anche tanti altri, che fanno uso del playback ma per motivi completamente diversi da Michael, perché nel caso di Michael era sì un'esigenza, ma lui aveva un talento che andava ben oltre l'uso di questo playback, aveva un talento, un'energia tale che sapeva rendere speciale qualsiasi show da come lo eseguiva, da come lo organizzava, e soprattutto ci conferma che lui quelle canzoni le sapeva cantare perfettamente, nonostante dovesse usare poi il playback dal vivo. Anche se ricordo che uno dei pochi, comunque, soli, mi sa, live, che lei fece nell'History Tour, fu proprio quello di Bire, perché poi mi ricordo che quello di DS Come Together, The Don't Care Paras, erano tutti playback, comunque, sì, quindi... assolutamente. Vabbè, controllerà Jennifer, so passare sì, 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 assolutamente. Ma sì. Interessante il fatto dell'ossigeno, perché mi è completamente nuovo, cioè immaginavo che Michael potesse avere dei problemi polmonari al tempo, ma non immaginavo che addirittura utilizzasse l'ossigeno tra un'esibizione e l'altra. We had no idea that Michael had to use oxygen between some songs and others during the show from Dangerous Tour on. We had no idea. Yeah, and also think about this, that the human voice is very fragile. If you get sick, you can lose your voice. And even Pavarotti did playback when he was sick and his voice just wouldn't work. If I get sick, my fingers still work. I can still play guitar even though I can't talk. Quello che dice Jennifer è che comunque bisogna ricordare che la voce umana è molto fragile, e lo sapeva benissimo anche un cantante come Pavarotti, che nel momento in cui ha iniziato a stare male, avere dei problemi fisici, non riusciva più a cantare come prima, e che allo stesso modo Michael ha dovuto vivere le stesse cose. E lei ha detto: se io stessi male, comunque le mie dita funzionerebbero ancora, io potrei ancora suonare, anche se magari non potessi parlare, ma cantare ovviamente è diverso. Ok. Jennifer, Michael si sa era molto gentile, ma anche esigente sul lavoro. Volevo chiederti se si arrabbiava mai coi colleghi, coi collaboratori, e se sì, in quali circostanze. Michael was a very kind person, but also a very demanding artist to work with. So we wanted to know if he did ever get angry to any of you and your colleagues. And if so, under what circumstances? No, he was always very kind and very respectful to everyone. There were a couple times that he got frustrated when a magic trick didn't work, but he didn't take it out on anybody. He didn't get mad at anybody. I think in part because he had been in show business since he was 5 years old, and things happen when you're in a live show. It's not going to go perfectly every time, and I think he knew that. So no, he was always great to us. Ha detto che no, assolutamente, Michael non si arrabbiava mai, era sempre gentile, rispettoso con tutti. Poteva capitare che a volte fosse magari frustrato perché alcuni degli effetti speciali, dei trucchi di magia, come li chiamava lui, non funzionavano, però sicuramente non, neanche in quel caso si arrabbiava mai con nessuno. Essendo comunque sul palcoscenico fin dalla giovanissima età, sapeva che certe cose, quando ci si esibisce dal vivo, possono succedere. Jennifer, Michael solitamente aveva un soprannome per tutti, diciamo. Il tuo qual era? We know that Michael had a nickname for everyone. What was yours? I didn't get a nickname from Michael, but the stage manager, Benny Collins, would give us nicknames, and also the musical director, Greg Fillinganes, the keyboard player, at one point called me Jenny Jam. And another time, I don't know where this came from, but Wendy B. Feedback. Like feedback. Yeah. Ha detto che Michael di per sé, lui in persona, non le ha mai dato un soprannome, ma che c'erano lo stage manager e il music director Greg Fillingham, avevano un po' questo vizio di dare soprannomi, e i due soprannomi che lei ha ricevuto sul palco erano Ginny Jam e Wendy P. Feedback.
della chitarra. Jennifer, durante i vari tour ti è mai capitato di vedere Michael triste, sconfortato, insomma di vedere l'uomo oltre l'artista? First, before you were talking about how sometimes Michael was frustrated about some stuff that didn't work during the shows, but we wanted to know, during the different tours, have you ever seen Michael sad or discouraged about something? In short, did you ever manage to see the man beyond the artist? And do you remember when it happened? No, I was one of 100 people on the tour. I was an employee. I was not his personal friend. So I didn't have personal time with him alone to discuss anything that might be bothering him. Praticamente lei ci racconta che comunque lei era praticamente un'impiegata, diciamo così, su centinaia di persone che lavoravano nel contesto dei tour di Michael, quindi non hanno mai avuto molte occasioni per essere soli, quindi non avevano un vero e proprio rapporto interpersonale di amicizia. Mi fa piacere che... No, prego, prego. I will add to that. I remember the day that Princess Diana passed away. A journalist called me in the morning to see if we were still going to do the show, and I had not heard the news. And he told me that she died, and I said, well, okay, but of course we're going to do the show. Well, we were driving to Belgium to do the show, and halfway during the trip, we got word that Michael canceled because he was too upset. Yeah, lei voleva aggiungere un'esperienza in cui probabilmente questo lato umano di Michael si è visto, ovvero nel momento in cui c'è stato purtroppo la prematura scomparsa della principessa Diana, e c'è stata una giornalista che ha telefonato a Jennifer chiedendo se avevano ancora intenzione di fare il concerto. Stavano andando in Belgio. Lei aveva inizialmente risposto che certo lo show si sarebbe fatto ugualmente, in realtà poi al termine del viaggio hanno scoperto che Michael non aveva intenzione di fare il concerto perché era troppo scosso dalla scomparsa di Diana. Okay. No, volevo aggiungere che... Yeah. Sorry, my battery is running out and I have to go get a power supply. My apologies. Don't worry. Sure. Okay, okay. Deve prendere il caricabatterie del computer perché si sta scaricando il computer. Comunque ragazzi, volevamo solamente dirvi che appena finiremo di fare queste domande che sono già appunto già state scritte, risponderemo alle vostre. Quindi già abbiamo selezionato qualcuna, qualcuna la sto leggendo. Siete tantissimi, vi giuro, cioè tutti quanti possono quanti siamo? Quanti 200, siamo 262 in live stream, adesso 260 in live stream in diretta. Fantastico. Quindi ma stanno commentando perché io non posso guardare. Sì, ma sono tantissimi, cioè di giuro scorrono tutti velocissimi, di giuro non li riprendo. Quindi alcune domande le più interessanti sono già state selezionate, quindi bene. Leggeremo le vostre, quindi leggeremo. Sì, vero? Complimenti, cioè, complimenti. Wow, fantastico. Meraviglioso. Alla prossima saranno ancora di più. Sì, assolutamente. Jennifer, volevo solo aggiungere che nel momento in cui tante persone si professano amiche di Michael Jackson e lo hanno fatto soprattutto dopo la sua scomparsa, fa piacere che tu abbia l'umiltà e l'onestà di ammettere di non aver avuto un vero e proprio rapporto interpersonale con lui. È vero. Questo è una dimostrazione di autenticità, credo. Vincenzo was saying that you have been very honest, humble and genuine to admit that you had no real relationship and friendship with Michael, because many people after his death claimed to be his great friends and all this stuff, and of course they were lying about this just to be noticed or God knows whatever. So we are really appreciating your honesty in all this. Cool. Yeah, you know, the most interaction I had with him was in the Bad Tour during rehearsals, because we were with him for a solid month and there was lots of breaks that we would take, and he might come over and
talk to a group of us that were chatting on the side. But we never got into any real deep discussions about anything, really. It was just all kind of friendly talk. And it was a little bit awkward to talk to the most famous man in the world. You know, it was a little bit intimidating because of course I knew his music so well, but not him as a person. Dice che comunque le più grandi interazioni, le più frequenti che ha avuto con lui, le ha avute durante il Bad Tour, perché comunque ci sono state prove di un mese pieno, e durante le pause comunque avevano dei momenti in cui tutti quanti chiacchieravano e lui ogni tanto si avvicinava a parlare con dei gruppetti di alcuni di loro, però non hanno mai fatto grandi discussioni. E poi lei ammette che comunque avere Michael di fronte e anche pur avendo l'occasione di parlarci, c'era quell'imbarazzo, perché comunque era una presenza, come dire, talmente forte, grande da essere a tratti intimidatoria, in un certo senso. È comprensibile. Jennifer, tu ti sei esibita in Italia con Michael Jackson 7 volte, 2 volte nel 3 volte nell'88, a Roma e a Torino, 3 volte nel 92, 2 volte a Monza e 1 a Roma, e poi a Milano nel 97. Ti volevo chiedere se hai dei ricordi particolari della tua esperienza in Italia in tour con Michael Jackson. Since we are Italians, we had to do this question. So, during the tours with Michael, you happened to perform in Italy 7 times, twice in Rome and once in Turin in 1988. Then once and twice in Monza in 1992, and then in Milan in 1997. What memories do you have of those days in Italy? And do you remember any particular episodes that you'd like to share with us? Yeah, my first memory is discovering what real coffee should taste like. Yeah, of course. Who knows better? Yeah. Ha detto che il suo primissimo ricordo è stato scoprire qual era il vero sapore del caffè. Yeah. I was drinking blood before I came to Italy. Oh. You had no idea. You have to go in Naples to have a good, to taste the good coffee. Well, I'll tell you that we had no restrictions on how much luggage we could take. And so I bought an espresso machine to have in my suitcase so I could always have espresso after that. Yeah. Oh. Ha detto che non avevano delle particolari restrizioni sul peso, la dimensione dei bagagli, e che quindi lei ha pensato bene di comprarsi una macchina da espresso italiana da portarsi a casa per avere sempre il caffè buono. Ma del pubblico italiano ha qualche ricordo? Scusami. No, dico, chiedigli se ce l'ha ancora quella macchina del caffè. Giusto, giusto. We have two different questions. Do you still have the espresso machine? Not that one, no. Oh, no. Too bad, too bad. And the second question was if you have some episodes or stuff that you remember with the audience, the Italian audience. We know we're crazy. You can say that. We know we're crazy. So before I get into the audience, I must say another memory is discovering gelato for the first time in Torino. Oh, gelato! Wow. Oh, yeah. Molto bene. Molto bene. and pizza and spaghetti. Yeah, I do have a lot of memories on the Bad Tour of Italy. And as far as the audience, the audience was fantastic, so enthusiastic. But I remember Rome was opening night for us in Europe. And it was the first time that we played the show when it was still light out. There was still daylight out. So the lights, all of the lights that they had, they cut down to maybe about a third of what we normally had. And during the live show, they cut a lot of stuff, like the magic tricks. They cut a lot from that. Yeah, and they also cut out the lasers that were attached to my hair. Oh.
But the problem was that nobody told Michael that they weren't going to be there. And he was... Oh, my God. And so he told them he wanted the lasers back. He didn't care if it was still light out. So there had been a guy that ran the computer for the fiber optics, and he was at home. So they had to fly him in with all of his equipment and put the lasers back on me. So crazy. That was crazy. But it's typical Michael. So yeah, we can relate. Ha detto, vabbè, intanto, prima di tutto questo, ha detto che ha scoperto anche il gelato torinese, oltre che il caffè italiano, perché bisogna dirlo, sennò poi i fan di Torino si offendono. E poi, per quanto riguarda gli spettatori italiani, ha detto che comunque erano fantastici, cioè eravamo entusiasti, carichi, ma lo sappiamo, cioè, nel senso, siamo fatti così. Però ci ha raccontato che c'è stato un problema per quanto riguarda le luci a Roma, perché avevano il concerto di apertura c'era ancora, essendoci ancora la luce fuori esterna all'inizio del concerto, ci sono stati alcuni problemi con l'illuminazione e molte illuminazioni del palco sono state eliminate. Il problema è che nessuno aveva detto a Michael che determinate cose, come i laser sui capelli di Jennifer, erano state tolte, e quindi non appena lui lo è venuto a sapere si è un po' alterato e ha chiesto che venissero rimessi immediatamente, anche a costo di dover chiamare il ragazzo che si doveva occupare di questa cosa, che non era, non si trovava lì in quel momento, quindi l'hanno dovuto far salire su un aereo per sistemare tutto i capelli a Jennifer. I also remember for the first time my first meals in Italy. I was a big fan of Italian food, but very American style Italian food. Okay. In Italy, I had my first acqua con gas, and with pasta. In America, we smother the pasta with sauce. And in Italy, the focus is more on the pasta, not so much the sauce. So it was very interesting to get used to. Yeah. Ha detto che una cosa che ricorda molto bene delle sue esperienze in Italia sono i primissimi pasti che ha fatto, pranzi e cene, perché lei era sempre stata una fan del cibo italiano, ma American style, dice lei, quindi molto in stile americano. Invece ha provato qui delle cose diverse. Intanto ha assaggiato la prima volta l'acqua gassata, e poi ha detto che comunque c'era una grande differenza su come cuciniamo la pasta, perché in America sommergono la pasta di salsa, qualsiasi essa sia, invece la cuciniamo bene. Nel nostro caso era molto amalgamata, non ce n'era troppa, insomma, era più equilibrata. Italians do it better, Jennifer. I'll tell you something. Everybody was telling me that the best pizza in the world and the best mozzarella is in Napoli. And I went to Napoli and did not have that experience. But it's whatever restaurant provided the food, it was not that great. And then I had a layover in New York City and ordered mozzarella, and it was the best I've ever had in New York. I can't believe that. Jennifer ha detto che hanno sempre detto che la pizza migliore, la mozzarella migliore si trovavano a Napoli o comunque in Italia. Però ha detto che questa straordinaria esperienza napoletana lei non l'ha mai potuta avere, e che perché comunque i ristoranti in cui è capitata a mangiare non avevano tutta questa eccezionale qualità, ma che invece finora la pizza più buona che ha mangiato è stata a New York. Ecco. Va bene, ok. Jennifer, cambiamo argomento. Ti voglio chiedere una cosa. Sappiamo tutti che per il This Is It la chitarrista principale sarebbe dovuta essere Orianti. Volevo chiederti se era mai stata presa in considerazione l'ipotesi che potessi essere tu la chitarrista principale per i concerti del This Is It. Let's change the topic. We all know that the guitarist for the This Is It
should have been Orianti. Why weren't you chosen to be the guitarist, and had this hypothesis ever been considered? I will never know for sure, but I think he wanted younger players. You know, he had all very young dancers, and Orianti would, you know, the space he created for the guitar solo, he wanted, I think, a new face and somebody half my age, you know? Because he and I were the same age, so he wanted to have some fresh energy. Yeah, of course, but you had more experience. Jennifer ha detto che non saprà mai per certo perché non hanno mai preso in considerazione l'idea di avere lei come chitarrista, ma è sicura del fatto che Michael volesse uno staff giovane sia per i ballerini sia per i musicisti, e quindi anche per gli assoli di chitarra era sicuramente in cerca di un volto nuovo. Però non è un caso che anche Orianti fosse bionda, insomma, in qualche modo voleva rimandare al ricordo della Jennifer dell'History Tour, del Dangerous Tour. Vincenzo said that Orianti was chosen because she was blonde as you, and Michael just wanted to remember you and your figure, even with the new guitarist. Well, also, you look at when he did his recordings, he would look at who has a big buzz at the time. You know, Van Halen was huge when he chose him to do the Beat It solo. And then Guns N' Roses was big. So then instead of Van Halen, he got Slash because they were big. Yeah. Sì, voleva, Michael voleva anche, insomma, delle presenze fisiche importanti sul palcoscenico, anche comunque, per esempio, Van Halen era stato scelto per questo motivo. Quindi, insomma, era qualcosa anche con Slash a cui dava molto peso. Ok. I gotta say, I have about 10 more minutes. I have to jump to something else. Oh yeah, don't worry. Ancora 10 minuti da dedicarci. E allora devo selezionare le domande al volo. Facciamo quelle più interessanti, ok. Jennifer, ti volevo chiedere, tu hai partecipato a 3 tour mondiali con Michael, eppure non hai mai registrato un pezzo in studio per una canzone di Michael, a differenza appunto di un Van Halen o di uno Slash. Volevo chiederti come mai. Since you have played with Michael all around the world in 3 different world tours, you never played in a recording studio for one of his songs. We wanted to know why. Well, you know, for instance, for the solo, to have somebody like Van Halen, you know, I didn't have a band that was on MTV that was popular. And Van Halen was, you know, one of the top 5 best rock guitarists ever in history. So it made a lot of sense to get him. And as far as his rhythm guitar players, he had the session guys that do all the sessions in LA, like Steve Lukather played rhythm guitar I do. Yeah. So Jonathan Moffitt, he had used him for many years, and Greg Fillingane. Those were all studio guys that really had studio chops. Yeah, sure. Ha detto che comunque Michael per tutti gli assoli nei suoi singoli sceglieva magari personaggi come Van Halen perché avevano una band già famosa e consolidata su MTV, una band famosa che lei comunque non ha mai avuto. Van Halen era uno effettivamente dei migliori al mondo e quindi era molto conosciuto, e invece per la chitarra ritmica semplicemente aveva dei ragazzi in studio che eseguivano quelle parti, però per gli assoli non è mai stata scelta perché non aveva una band alle sue spalle altrettanto famosa come altri. Ok, Jennifer, ti volevo chiedere, tra i fan si discute molto su quali strumenti musicali sapesse suonare Michael. Si sa che Michael non sapeva leggere la musica, però si sa per certo che sapesse suonare alcuni strumenti, tra cui percussioni e tastiere.
Ti volevo chiedere se tu l'hai mai visto suonare, sentito suonare, e se in effetti era bravo. We all know that Michael was able to play many musical instruments, and we know for a fact that he could play percussion and keyboards, even if he wasn't able to read music properly. Have you ever seen him play an instrument? And if so, which one? Was he good? No, I never saw him play an instrument. And in fact, when he wrote songs like Billie Jean, he sang all the parts on tape. Yeah. He could beatbox, so that was the percussion. And then he would say his part and then layer harmony on top of that. So no, I never did see him play an instrument. Yeah. Jennifer ha detto che non ha mai visto Michael suonare uno strumento, infatti come tutti sappiamo quando doveva comporre musica con canzoni della portata di Billie Jean lo faceva sempre con il beatbox o comunque armonizzava con la bocca usando se stesso come strumento e poi costruiva sopra le melodie. Un grande, okay. Veramente un grande era Michael. Jennifer, Michael... oltre per il fatto di essere stato un artista immenso, è celebre anche per le sue costanti attività filantropiche, che spesso avvenivano proprio durante i tour, magari tra un concerto e l'altro, visitava orfanotrofi, ospedali pediatrici. Ti volevo chiedere se tu avevi assistito coi tuoi occhi ad una di queste attività filantropiche da parte di Michael. So, Michael is famous not only for being a great artist, but also for his tireless philanthropic activities. He often carried them out during his tours. Have you ever personally witnessed one of those? And can you tell us something about it? No, I never witnessed anything, but I will say when you have 100 people on the road, we took up 3 different hotels. So one hotel would have Michael and the security guards and his wardrobe guy. And then the performers were in a separate hotel. And then the roadies would generally travel ahead of us and sleep on the bus or in different hotels. So, you know, I heard a lot that he would go to children's hospitals when we had a day off. But honestly, I heard like everybody else in the world after he died, that he gave more money to charity than any other pop star in history. I didn't know that. Yeah, ha detto che lei personalmente non ha mai vissuto uno di questi momenti di Michael in prima persona, anche perché alloggiavano tutti, erano centinaia di persone, quindi alloggiavano tutti almeno in 3 hotel diversi. Michael stava con il suo staff e la sua security in un hotel e tutti gli altri stavano ancora, pernottavano in altri luoghi comunque. Quindi sicuramente per lei non era facile essere presente, però... sentiva spesso dire che nei giorni liberi che avevano nel tour lui proprio andava a fare quello di cui si parla, quindi andava a visitare i bambini negli ospedali e negli orfanotrofi, e ha detto che comunque, per esempio, lei non sapeva, ma è una cosa che ha appreso dopo la morte di Michael, che lui è stato comunque la star che ha dato più soldi in beneficenza, ha donato più soldi in beneficenza nella storia. Oltre 400 milioni di dollari. Wow. Dì a Jennifer che ho le ultime 3 domande e poi abbiamo finito, così la lascio libera. Però Jennifer, do you have time for our last 3 questions? Yeah, go ahead. Yeah, great, thank you. La prima non è molto carina, diciamo. Voglio aprire e chiudere questa parentesi e poi non ne parliamo più. Ti volevo chiedere, tu sicuramente sai della, noi la chiamiamo fiction televisiva di Dan Reed del 2019, evitiamo di nominarla. Ti volevo chiedere cosa pensi di questa fiction televisiva e cosa diresti ai 2 accusatori protagonisti se li avessi faccia a faccia. Wow. We wanted just to open and close a very quick parenthesis about this because they don't even deserve us to talk about them. But surely you've heard of the infamous TV sci-fi fiction, whatever this is how we call it. Directed by Dan Reed and published in 2019, that was about Michael and his accusers.
And we wanted to know, what do you think about it? And if you had the opportunity to speak face to face to those two accusers, what would you tell them? First of all, I never saw it. I had no desire to see it. But yeah, my whole thing that is there are so many holes in the story that are provable lies. And the fact that they were in their late 20s when they said he was innocent, and all of a sudden they changed their minds when they want to do a lawsuit. And what's the other side of a lawsuit? It's not going to change history. It's just going to give you money. So, yeah, I if I had to talk to them, I would say, what the fuck? I have never been more happy to translate something in my whole life. Never been happier in my entire life, I swear. Ha detto che comunque nel questo documentario fantascientifico, come l'ho definito io e come l'abbiamo definito con Vincenzo più volte, ci sono tante falle nella storia che loro hanno raccontato, che sono delle fa di tutto questo racconto una serie di bugie comprovate e tutto quanto, e semplicemente anche il fatto che le stesse persone poco tempo prima avessero detto che Michael era innocente e poi dopo invece per iniziare una causa abbiano voluto affermare il contrario, questo prova che al di là della causa legale in sé ci sono semplicemente i soldi. E ha detto semplicemente che se potesse parlare loro in questo momento gli direbbe, ma che cazzo! Grande, grande Jennifer. Che problemi avete? Credo che in questo momento tutti i fan di Michael Jackson vorrebbero abbracciare Jennifer per quello che ha detto. Sì, sì, assolutamente. È una di noi, c'è poco da fare. Diglielo, Vittoria, diglielo. We are sure that, Jennifer, we are sure that after your what the fuck, each Michael Jackson fan would hug you so hard. We couldn't agree more. Vaffanculo. Yeah. Yeah. Approved. Grande Jennifer, grandissimo. Jennifer, tu hai inciso 3 album. Il nostro preferito si chiama Above, Below and Beyond, il quale contiene una tua rivisitazione di Wanna Be Starting Something, quindi di un grande classico di Michael Jackson. Volevo chiederti se Michael sentì questa tua versione e se l'apprezzò in effetti. So you have recorded and released 3 different albums, including our favorite one, Above, Below and Beyond, which features Michael Jackson's song Wanna Be Started Something. Did Michael appreciate your reinterpretation of one of his classics at that time? You know, his only comment about my music from the record was, she's got to sing. If she wants to be famous, she needs to sing. So I don't know if he liked it or not. He wanted you to sing. Yeah. Yeah. Ha detto che non sa che cosa pensasse di quel pezzo nello specifico, però che Michael le ha sempre detto che lei doveva cantare, perché se voleva diventare famosa, doveva cantare. Jennifer, ultima domanda, poi magari ci parlerai brevemente dei tuoi progetti futuri. Ti volevo chiedere, che donna era Jennifer Batten prima di incontrare Michael Jackson e che donna è diventata dopo aver incontrato e lavorato con Michael Jackson? This is our last question, and then if you have time and if you want, you can talk us briefly about your current and your future projects. But we wanted to know in the end, what woman was Jennifer Batten before she met Michael Jackson, and what woman did she become afterwards? I was a total guitar nerd. That was my whole life, was guitar, 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 7 days a week for many, many years. And after Michael, oh, geez. I don't know that there's a lot that has changed. It's except that the one thing I got from him, two takeaways from working with him was the power of rehearsal. We rehearsed and rehearsed and rehearsed, and I had never rehearsed that much with any band in my life, but I tried to get
lots of rehearsal with bands since him. And the other thing is the power of entertainment beyond music. Yeah. You know, with him, music was only the foundation. Then there was dance, and there was pyrotechnics, and wardrobes, and, you know, hairstyles, and videos, and everything else. Yeah. And I think that's the reason I started doing a solo show by myself. And I didn't want it to just be music, so I learned how to make films. So I play in sync with films. More entertaining. Yeah. Ha detto che prima di conoscere Michael, lei era semplicemente una nerd della chitarra. 7 giorni su 7, 24 ore su 24 per anni, pensava soltanto a quello, solo alla chitarra. Dopo Michael ha detto che non sa se a livello personale lei è cambiata molto, però due cose molto importanti le ha imparate da Michael. Il primo è il potere delle prove. Lei non aveva mai fatto tante prove per uno show, quante ne aveva fatte insieme a Michael, ed è una cosa che sta cercando e ha sempre cercato da Michael in avanti di portare anche nel suo lavoro. E anche il potere dell'intrattenimento, cioè il potere di tutto quello che c'è oltre la musica. Con Michael ha imparato che la musica in uno spettacolo è soltanto la base e che poi si aggiunge, per avere l'intrattenimento, si aggiunge tutto il resto, quindi le coreografie, i video, le luci, il trucco, insomma tutto quello che fa effettivamente l'intrattenimento. Ed è il motivo per cui lei ha iniziato a fare uno show da sola, in cui però non voleva che ci fosse solo musica, quindi ha iniziato a dedicarsi anche ai film, ai video. Perfetto. Prima di salutare Jennifer, vogliamo chiederle quali sono i suoi progetti per il prossimo futuro, se hai in mente di incidere un album, se alla fine di questa pandemia ricomincerà a dare spettacoli anche in Italia come ha fatto fino a un anno fa. Our last question is just if you want to talk to us about your future projects, if you are going to record new albums, and also if you want after the coronavirus emergency is finally over, if you want to come back and perform again in Italy also. Oh, yeah. Yeah, definitely. I will come back. I'll see if I can get this logo to be viewable. That's what I'm doing now, is Guitar Cloud Symposium. Yeah. And that... you can go to guitarcloudsymposium.com. As for guitar players, and I have a different event every month, and the next one starts December 11th. It's a 4-day event with 4 different instructors, and we just, every 20 minutes, we talk about a new subject having to do with guitar. So in 4 days, you get 24 different modules. It's like a smorgasbord for guitar players. Ha detto che il progetto più importante, sicuramente intanto che vorrà tornare ad esibirsi, e perché no, assolutamente anche in Italia, ma che il suo progetto attuale più importante è questo Guitar Cloud Symposium, che potete trovare su guitarcloudsymposium.com e anche comunque su tutti i profili social di Jennifer, lo so perché ho controllato. E per chiunque suoni la chitarra, lei organizza con questo, appunto, questi simposi ogni mese, che è fatto appunto appositamente per tutti coloro che suonano la chitarra. È una sorta di... sì, di seminario comunque molto istruttivo. Ce n'è uno ogni mese, il prossimo sarà l'11 di dicembre, avrà una durata di 4 giorni, e ha detto che comunque, diciamo che la formazione dopo questi eventi è garantita, perché comunque ogni 20 minuti affrontano un argomento nuovo per quanto riguarda la chitarra, e quindi uno ha la garanzia di avere almeno... sul suo bagaglio dopo 24 moduli diversi su suonare la chitarra, quindi garantisce insomma che sono dei begli eventi, noi ne siamo sicuri. And I will tell you, we do get students from all over the world. We do have a girl, an Italian girl, that she went to Berkeley and she's living in Boston now, but we have a woman from Zimbabwe coming in next month.
Mexico City, someone from Amsterdam. So it's very international. Ha detto che sono comunque eventi internazionali perché hanno studenti di chitarra che vengono da tutto il mondo, hanno anche una ragazza di origini italiane che adesso vive a Boston, ma arriverà anche un'altra dallo Zimbabwe, altri da Amsterdam, quindi insomma è ricco di sorprese. Bene, bene. Jennifer, noi ti ringraziamo per essere stata con noi, sei stata molto simpatica, davvero siamo stati contentissimi di averti avuto con noi. E nessuno altre domande, penso, giusto? O abbiamo qualche domanda da parte dei fan? C'era qualche domanda dai fan, onestamente, da chiedere, vediamo. A bruciapelo, possiamo pure vedere. Perché non rubiamole troppo tempo, che deve andare via. Allora, una che ci hanno chiesto anche diversamente, ragazzi, era se ha mai abbracciato Michael, ci chiede Chiara Manco, se sì, com'era un suo braccio, cosa se la smetteva, insomma, il suo parlare con lui, se gli ha mai detto qualcosa, insomma, di tale esperienza. Allora, facciamo solo questa. Sì, Jennifer, sì. Last question. Okay. Ti volevamo chiedere se, i fan ti vogliono chiedere se ti sei mai ritrovata ad abbracciare Michael e cosa ti ha trasmesso proprio il contatto fisico con Michael dal punto di vista umano. The fans wanted to know if you have ever hugged Michael and if it ever happened, what also happened inside you, humanly speaking. What did you feel? Yeah, there are a couple times. There's one, somebody made a GIF that's the hug over and over and over again that I saw. At the end of the shows, especially in the Bad Tour, everybody would hug each other at the end of the show on stage. So, yeah, well, he was a very good-looking man. So I will say I rather enjoyed it, of course. Oh my God! Oh, I love you. My own question: it. Did he ever invite you to Neverland? Did he ever invite you there? No. Okay. Allora riferisco ai fan l'ultima risposta di Jennifer che mi ha fatto impazzire. Ha detto che intanto poteva succedere spesso che Michael abbracciasse le persone perché aveva molto questa tendenza, ricorda a volte che magari gli erano stati fatti dei regali da parte di qualcuno dello staff e lui abbracciava sempre tutti, ma che ci si abbracciava spesso anche alla fine proprio dello spettacolo. Ha detto che sì, è capitato anche lei, ha detto che comunque Michael era un uomo molto bello, quindi sicuramente lei ha gradito quel momento insieme a lui. So Jennifer, we all want to thank you for being with us. We don't want you to waste more time. We know you are very busy and we feel lucky enough to have you all for us for more than 1 hour. So thank you very much and we had so much fun being with you. Really. Okay, ciao. Grazie mille. Ciao, thank Jennifer. You, Roberto. Ciao, Jennifer. Sì, Jennifer. Ragazzi, prima di chiudere, volevo scusarmi con i fan se non siamo riusciti a fare tutte le domande. Io ora ho visto c'erano varie domande. Magari cercheremo di organizzare un altro appuntamento in futuro con Jennifer, basato soltanto sulle domande loro, perché io mi aspettavo potessimo stare un po' di più, quindi... Sì, anch'io sinceramente me lo aspettavo, non pensavo... E quindi non siamo riusciti a calcolare esattamente i tempi, ma c'erano in effetti domande molto interessanti, che secondo me sono da riproporre per una prossima volta. Tanto tu sei qui, Roberta, sei il nostro punto di riferimento per quanto riguarda Jennifer, quindi... Potremo, grazie, va benissimo, grazie. Ti ringrazio te in particolare per siamo qui perché Roberta ci ha proposto un'intervista con Jennifer, quindi è la prima persona che va ringraziata e ringraziamo tutti voi per averci seguito. Eravamo tutti abbastanza emozionati, ma io per primo, penso, quindi è stato meraviglioso. Diversi commenti che sto leggendo ringraziano anche noi, chiaramente, qui veramente, ma molto calorosi, veramente grazie. Vincenzo, qua a quanto vedo c'è pure gente che chiede a te domande, cose, non ne ho idea. Ringraziano Vincenzo. Sì, no, non lo so, ti ringraziamo comunque il Fan Square per il nuovo release di Moonwalk, perché veramente è stato Guarda distribuito che nuovamente. Pago
Ecco. Sì, no, guarda, ecco, non lo so nulla. Momento Marchetta. Per chi non lo sapesse. Dream, ovviamente entrambi coperti dalla mia testa, quindi ho pubblicizzato il niente. Quindi per chi non lo sapesse è stato distribuito nuovamente il libro Moonwalk, quindi adesso disponibile su tutte le librerie, su tutti i store online, Amazon, IBS, disponibile anche il bonus 18 app, e se acquistate dal appunto sito EPC Editore, sì, se lo dici così pensano che ci pagano per fare la pubblicità. No, ragazzi, no, non ci pagano. Appunto, non ci pagano, erano solamente ma sempre... ma che no, 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 era appunto prima solamente questo. La marchetta. No, no, no. Solamente per oggi questi 20 anni. Ah, e inoltre ti chiedevano pure se c'è qualche novità riguardante il sito web. Veramente lo chiedevano. Lo chiedo pure io. Il sito web sarà pronto per la fine dicembre. Ci saranno due novità molto 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 importanti per fine dicembre. Una di queste due è il sito web, che nella mia idea, perché diciamo la verità è l'ho ideato io, insomma, ora grazie anche ad altri membri dello staff sta crescendo, e dovrebbe diventare un qualcosa mai creato fino ad ora su Michael Jackson. Diciamo che i fan di Michael Jackson a volte riescono a essere megalomani un decimo del principale, cioè di Michael, e quindi puntiamo in grande, cerchiamo di fare le cose in grande. E entro fine dicembre dovrebbe essere pronto. Ci sto lavorando ogni giorno in maniera abbastanza, perché credo che sarà un qualcosa nella quale nel momento in cui entri non esci più, perché sarà pieno di cose. Che bello. E ci metteremo anche questa intervista, perché questa intervista, per chi non l'ha seguita dal vivo, potrà rivederla. Sarà scaricata, montata con i momenti e le risposte di appunto di Jennifer, chiaramente. Ovvio. Poi, ovviamente, in privato ne organizziamo un'altra con un altro personaggio che non lo possiamo dire. Ah, no, è un segreto, perché non lo so. Ci dovranno seguire per scoprirlo. Pure io vi seguirò per scoprirlo. Io seguo Roberta per scoprirlo. Sì, tu fingi di sapere. Sì. Io non so fingere. Vabbè. Meraviglioso. Jennifer, no, solo uno, cioè, abbiamo tutta una serie, perché insomma, voglio dire. Tu hai tutta una serie di conoscenze. Staremo a vedere. Ma mettiamo le staff, no? Leviamo Stefano e mettiamo Roberto e staff. Ma no, Stefano, è stato un piacere, ciao. Ma no, non diciamo, io ho solo piacere di farvi felici e di essere felice io insieme a voi. Se ho la possibilità di supportarvi in queste cose come le interviste, io sono qua, insomma. La prima è Jennifer e poi il o la prossima sarà chissà, chi può dirlo? Puntini. O una. No, sei fantastica. Grazie, se no non saremmo stati qua stasera. Io sono contento invece di far parte del vostro gruppo come fan, naturalmente, come supporter in queste cose. Da quando sono entrata a far parte di questo gruppo, lo dico pubblicamente, non so, qualcosa è cambiato, non so cosa, ve lo dirò forse nel prossimo futuro, però siete in gamba, siete fantastici, avete tirato su una bella cosa, la state portando avanti con tutto l'impegno e con tutto l'amore che avete per questa creatura fantastica che si chiama Michael Jackson. E niente, vabbè, alla prossima interview. Guarda, ci hai riempito il cuore con queste parole. Sì. Grazie, siete Roberta. Altre domande non ce ne sono. No. Scusami, Roberta, non stai dicendo. A che ora vai a dormire, Vince? Io volevo dormire già da 2 ore, perché in realtà mi sono sveglio dalle 6. Ho detto, io come faccio questa intervista? Mi addormento sulla tastiera del computer. C'era solo Jennifer Butler che l'aspettava, quindi ha deciso di rinviare. Grande, per Jennifer, questo ed altro. Altre domande, Stefano? Non ce ne sono, giusto? Aggiornamenti, che
altre richieste, ma Stefano sei bloccato, questo è un infatti io vedo un attimo no, perché io ero convinto di parlare con una persona reale, in realtà va bene, guarda, possiamo salutare con questa immagine inquietante oltretutto, va bene, no, perché il bello è che lui dovrebbe spegnere il video, in realtà vabbè, si è spento da solo, no, lui non cambia, poteva andare, quindi... tutto bene. Lui cambia, mette Vittoria. Comunque Vittoria, complimenti, sei fantastica, traduttrice simultanea, stupenda, bravissima. Assolutamente. Bravissima. Mamma, grazie, ma che carina. Ho fatto quello che potevo, poi anche lei è stata molto gentile, cioè insomma ha parlato comunque piano, poi sì, aveva le sue risposte e io ho riportato tutto come meglio mi riusciva, insomma, spero che... Bravissima. Spero che sia arrivato tutto, spero che sia arrivato tutto. Sì, grazie, sì, grazie. Fatto allora, ciao meglio a tutti. Un bacione. Ci vediamo un bacio a tutti quanti. Ci rivediamo. I love you more. Okay. I love you more. I love you more. Love you more. Ciao. Ciao.